con questa chitarra è come fare un tuffo nel passato negli anni 80. Andiamola a scoprire. Sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al BM Blues ed io sono Paolino e questa è una chitarra che ricorda tantissimo gli anni 80. Prima di iniziare a parlare di lei vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale, un bel pollice alto, mi raccomando la campanellina. Bene, adesso parliamo di questa meravigliosa Charvel. Come potete vedere questo colore bellissimo, è un rosa metallizzato veramente molto molto bello, col suo ponte Floyd Rose 1000 series o serie 1000 se vogliamo essere più precisi. A me, come già tanti di voi mi seguono lo sanno, che non vado matto per il Floyd Rose, ma questa è una chitarra che lo richiede per fare musiche molto particolari, molto metal. Infatti la configurazione è una configurazione super strat, due humbucker e un single coil, quindi un humbucker Simon Duncan al ponte, un single sempre dalla Simon Duncan centrale e al manico un altro humbucker sempre Simon Duncan, che rendono i suoni molto cattivi. Devo dire che questo al manico è veramente un ottimo pick up, bello, tondo, corposo, e lui invece, il nostro bel pick up al ponte, si fa sentire molto molto bene. Il corpo è in ontano di questa chitarra, il peso è intorno ai 3,3 kg, quindi un classico, come potete vedere, appunto, già detto, una super strat, un volume e un tono e un selettore a 5 posizioni. Il manico è in acero, così anche la tastiera, con una configurazione speed, quindi molto sottile, ma arrotondato verso la tastiera. È fatto veramente molto bene, satinato, 22 tasti jumbo. E la particolarità anche di questa bellissima chitarra è il pound, parte da 12 fino ad arrivare a 16, quindi qui è molto molto piatto e qui è leggermente più curvo, chiaramente aiuta molto a fare i tapping, i bending, insomma più è piatta e più ci si diverte a velocizzarsi per chi è molto bravo su quel genere. Le meccaniche sono delle meccaniche presofuse marchiate Charvel, servono abbastanza poco perché, essendo appunto un Floyd Rose, abbiamo il blocco a corde qui al ponte per far sì che non si scordi la chitarra. Una cosa positiva del Floyd Rose è proprio quello, no? Quando montiamo le corde vengono tagliate anche i pallini, inseriti, bloccati. Una volta che è bloccata la chitarra, qui praticamente non si scorda più, le corde rimangono ferme qui, noi utilizziamo il ponte, leva eccetera, ma la cordatura rimane perfetta. Questa è una cosa bella del Floyd Rose, poi tutto il resto a me non garba molto. I suoni sono dei suoni veramente accattivanti che adesso andiamo a sentire, e anzi facciamo così, vi farò sentire dei piccoli riff degli anni 80, giusto per farvi sentire quanto si può spaziare con questa chitarra. Quindi andremo su un bel clean e poi qualcosa di distorto e qualcosa di crunch, insomma, per farvi sentire un po' quello che fa questa chitarra. È una chitarra che trovate praticamente da Firebird Strumenti Musicali, è usata,
è una chitarra usata, ma tenuta veramente in maniera maniacale. Io chitarre usate in questa maniera qua ne vedo poche, ne vedo veramente poche, e chi ha avuto questa chitarra è stato veramente un chitarrista che l'ha tenuta in maniera maniacale. Vabbè, ma andiamola a sentire, che forse è meglio. Eccoci tornati qua, ho pasticciato un po', vi ho fatto sentire qualche riff degli anni 80, giusto per farvi sentire un po' i suoni clean o qualche cosa di distorto, per farvi capire quanto si può spaziare con questa chitarra. Ha dei clean veramente molto molto belli, mi piacciono parecchio, belli, puliti, ma allo stesso tempo ha una distorsione veramente forte, ma pulita nello stesso tempo, non è pastosa. Questi pick up, questi Seymour Duncan, lavorano veramente molto molto bene. È una chitarra che sul sito appunto di Fiber lo trovate a 770 euro, perché è un usato, ma è una Charvel Pro e di conseguenza ne vale fino all'ultimo centesimo. Attendo le vostre critiche, perché so che siete degli iscritti molto precisi e mi piace dialogare con voi. Nel frattempo io vi aspetto giovedì prossimo, che vi parlerò di un'altra bellissima chitarra. Amici, lunga vita al blues, alla prossima!